Viviamo in un tempo dell'avvento e l'attesa si va realizzando progressivamente, ma davvero sappiamo attendere, sappiamo aspettare? Oggi che anch'io corro continuamente, purtroppo mi devo imporre a volte dei ritmi più lenti e questo anno così difficile ci ha un po' costretto a rieducarci all'attesa, anche all'inerzia in certi momenti. Ma noi possiamo rendere l'attesa operosa, vigilante, un'attesa calda, un'attesa amorevole, perché aspettiamo qualcuno. E attendere e desiderare, preparare l'incontro è già in qualche modo sperimentarlo. E chi è che aspetta più di ogni altro, se non una madre che porta in grembo un figlio? Dunque Maria ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con il Natale di Gesù, facendoci riscoprire, sì, in qualche modo che anche la Chiesa, l'umanità, è gravida di vita, di speranza, di futuro, perché il Signore della vita ci ha visitato, non ci lascia nelle nostre fragilità che a volte ci sterilizzano. Il Vangelo dell'incontro tra Maria ed Elisabetta è l'incontro tra un'anziana resa feconda e una vergine resa feconda. È il trionfo della fecondità impossibile. È il trionfo della potenza della vita. È questo il vero senso della speranza e della gioia che il Natale rimette in circolo anche in una società stanca e che rischia di chiudersi su se stessa. E allora sì, vogliamo aspettare, ma per far nascere colui nel quale anche noi saremo vivi nel tempo e per l'eternità.